Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme una merenda golosissima. Vediamo quindi che cosa ci serve per preparare dei buonissimi muffin al pistacchio arricchiti da gocce di cioccolato. Vediamo quindi gli ingredienti che ci occorrono. Gli ingredienti che ci occorrono sono 80 g di farina di pistacchi, 100 g di burro sciolto, 120 g di farina 00, mezza bustina di lievito per dolci, 120 g di zucchero, zucchero a velo per spolverare i nostri muffin alla fine della cottura, delle gocce di cioccolato che andremo ad aggiungere all'impasto, due uova e, se sarà necessario, un goccino di latte. Mescoliamo insieme le polveri, ovvero la farina 00, la farina di pistacchi, la mezza bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. Aggiungiamo lo zucchero, le due uova e il burro parzialmente sciolto, comunque molto morbido. Ora andiamo a mescolare il nostro impasto e vediamo la consistenza. Aggiungiamo proprio un goccino di latte. L'impasto deve risultare bello liscio e molto molto morbido. Lasciamo mescolare bene per qualche minuto e infine aggiungiamo le gocce di cioccolato. Sulla scelta dei pirottini per muffin ho molto tra cui scegliere. Scelgo questi, che sono comunque dei pirottini abbastanza piccoli e che vanno bene per questo tipo di teglia apposta fatta per i muffin. Quindi dispongo i pirottini e vado a riempirli fino a circa a metà. Una volta riempiti i nostri pirottini fino a 2/3, potete scegliere se migliorare ancora i vostri muffin aggiungendo delle altre gocce di cioccolato. Inoltre io, prima di infornare, spolverizzo la superficie dei muffin con dello zucchero a velo. Dopodiché preriscaldate il forno a 180 gradi e lasciate cuocere per 20-25 minuti. Fate sempre la prova stuzzicadente. Ed ecco i miei muffin personalizzati, pronti e bellissimi da infornare. Ed ecco i nostri buonissimi muffin al pistacchio e gocce di cioccolato. Sono veramente dei dolcini deliziosi e vi consiglio di provarli. Inoltre ci vuole pochissimo tempo e sono molto molto facili da realizzare. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta e che proverete a rifarli a casa. Noi, come al solito, ci vediamo nella prossima!